Buon pomeriggio amici di Gossip Mania, ben ritrovati come ogni giorno con il nostro consueto appuntamento, chiacchiere pomeridiane su tutto ciò che è successo ovviamente nelle ultime 24 ore, in questa pazza settimana. Infatti si parla d'amore, di nuove nascite e anche di problemi un po' più seri, perché infatti come abbiamo detto anche ieri dal gossip poi si parte sempre per riflessioni più profonde anche sulla vita e questo lo ha detto la Elvira Viano, ciao Elvira. Ciao Alessia, ben ritrovati a tutti con le nostre pillole di saggezza, insomma, coloriamo un pochino il pomeriggio di tutti. Eh sì, infatti lo coloriamo perché in questa zona rossa è veramente difficile restare, quindi almeno è un pomeriggio spensierato quello in nostra compagnia, ci Ci sta. vuole anche perché siamo sempre chiusi in casa, quindi se non sparliamo degli altri, che cosa È facciamo? vero, le nostre vite sono abbastanza monotone, insomma, confermo assolutamente. Iniziamo con il nostro primo argomento che non può che essere, già ieri abbiamo fatto un piccolo spoiler, la nascita della piccola Vittoria. Finalmente è arrivata la secondogenita di Federico Fedez, ormai così come lo conoscono tutti, e Chiara Ferragni. È una bambina veramente stupenda e splendida, super tenera. È nata praticamente alle 3:30 del Sì. mattino, in maniera anche abbastanza anonima. Infatti, hanno voluto tenere super personale, super segreto questo bellissimo momento. Poi subito le foto di rito. Devo dire che non me l'aspettavo perché, sai, di solito, almeno a quanto racconta mia mamma, il secondo figlio è sempre quello lì che cresce da solo, quindi insomma si è già abituati a tutto. Invece abbiamo visto un'inversione di marcia da parte della famiglia Fedez perché insomma hanno tenuto questo momento per sé senza farne poi molto scandalo, diciamo così. Solo quando la situazione si era effettivamente placata hanno deciso poi di rendere noto il tutto, probabilmente anche perché ci saranno state delle difficoltà, visto che la gravidanza era già oltre il termine. Sì, era già oltre il termine, infatti Chiara Ferragni veramente era esausta fisicamente con questo pancione enorme, ma ovviamente anche preoccupata perché Sì. andava incontro alla 40ª settimana, quindi ovviamente c'era grandissima preoccupazione. Invece poi l'abbiamo vista anche negli scatti che sono arrivati ieri nel pomeriggio, bellissima, super rilassata, con la bimba tra le braccia, quindi tutto è andato per il meglio e fortunatamente. Fortunatamente, anche perché insomma, chi lo tratteneva Fedez? Già era stato in crisi sul palco di Sanremo, quindi se le cose insomma, si fossero prolungate per un po' più di tempo, sicuramente si sarebbe in corso poi delle problematiche diverse. Probabilmente la bambina non aveva voglia di uscire dal grembo materno, voleva rimanere lì al calduccio, però insomma, ritorniamo sempre alla solita tematica: i figli dei Ferragnez, insomma, sono più ricchi di qualsiasi altra persona sulla faccia della terra appena fanno il primo vagito, quindi Esatto, nascono diciamo fortunati sì. perché ovviamente hanno mille possibilità, una bellissima famiglia, quindi super coccolati, super amati, noi che siamo tutti zii e Sì. zie, quindi una famiglia super allargata, e si è scoperto finalmente anche il nome, l'abbiamo anche un po' anticipato nella giornata di ieri, questo nome con la B. Con la lettera B, che già avevano spoilerato anche gli stessi genitori, però si pensava Venere, Valentina, il nome della sorella di Chiara, la stessa Vittoria, proprio per questa foto con il simbolo della vittoria, sia di Le Leone, di Leo, che dello stesso Fedez nella settimana di Sì. Sanremo, quindi qualcosa effettivamente era nell'aria. E poi insomma si sono ricomposte tutte le tessere del puzzle perché anche la critica che c'era stata su Chiara, che aveva insomma fatto pubblicità al compagno su Sanremo, adesso è stata poi diciamo sciolta questa matassa ed è stato detto che probabilmente era solo legato al nome Vittoria. Quindi questo fa un po' anche discutere perché si tratta di personaggi comunque comuni che utilizzano i social in maniera molto intelligente però perché hanno attirato su di sé numerosi curiosi, anche noi, insomma, eravamo lì in attesa che accadesse qualcosa. Si hanno creato poi tantissime pagine social sul countdown Sì. della gravidanza di Chiara Ferragni, con aggiornamenti praticamente ogni 10 minuti. Ad esempio, sono le 10:30 e Chiara è ancora piena, sono Sì. le 11 e Fedez ancora in ansia, ovviamente.
scherzando anche su questo stato d'animo perenne del noto cantante milanese, tantissimi video diventati già virali praticamente, il primo tenerissimo di Leo che dice sorellina ti aspetto con tanto amore, che stava attendendo ovviamente il lieto evento a casa con i nonni, e poi questo video fantastico di Fedez, di Federico, che prende tra le braccia, e quindi prende in braccio la piccola e inizia a piangere commosso. E devo dire che da Fedez ce l'aspettiamo, però sai, l'apparenza inganna un pochino, perché sembra uno di quegli uomini vissuti con tutti questi tatuaggi, questo modo anche di muoversi, di parlare, e poi in realtà è un tenerone perché si scioglie senza veli davanti a tutti e dimostra poi di essere una persona molto sensibile. E poi la figlia femmina, non c'è niente da fare, non c'è niente per i papà, è un'emozione nuova. Chissà a chi assomiglierà, perché nel caso di Leo, insomma, ancora oggi abbiamo un pochino di dubbi, perché assomiglia a Chiara, assomiglia a Federico, in alcuni tratti probabilmente ad entrambi. Chissà Vittoria invece a chi assomiglierà. Allora, lei effettivamente dalla primissima foto appena nata, quindi ovviamente non è indicativa, assomiglia moltissimo a Leo appena nato. Forse nei colori un po' meno, un po' più scura, però ha queste labbrone fantastiche che sembra che ci sia anche una somiglianza con Chiara e gli occhi di Federico, quindi credo che anche in questo caso sia un po' un mix, però anche io sono curiosissima. Sì, anche perché insomma c'è il solito detto 9 mesi, 9 vite, 9 visi, scusate, quindi insomma ogni mese cambierà l'apparenza di questa bambina e chissà poi alla fin fine quando crescerà chi assomiglierà. Devo dire che nel caso poi di Leo anche questo mostrare sempre ogni progresso ci ha permesso anche di condividere momenti importanti, oltre a quelli insomma più divertenti legati poi ai continui litigi con il papà. E lì c'è stata anche una grande coerenza, e lo diciamo spesso, perché è una coppia nata sui social, che ha fatto dei social e fa dei social la propria fortuna e tutto il proprio impero, quindi vuole mantenere una linea, ovviamente non di tutto, ma delle cose quotidiane, delle cose più importanti, comunque una linea social. Invece tantissimi personaggi che spesso vediamo, protagonisti, magari da Queen Mary, magari nei reality, poi la prima paparazzata, e qui vi lancio anche uno spoiler per il quarto argomento, ma ci vorrà ancora un po' di tempo, subito fanno un po' i ritrosetti, un po' gli offesi, che non vogliono mettere in piazza le loro cose personali quando poi hanno avuto successo per quello. Sì, vabbè, ma quella è una semplice strategia per far parlare di sé, per far sembrare che non siano stati loro ad attirare l'attenzione, quando in realtà sappiamo che tutto è il contrario, perché purtroppo nella vita soltanto quello che non si fa non si sa. Vero, questo detto, come sei saggia. Sono saggissima. Questo detto purtroppo si applica anche alla vita dei famosi, diciamo così, perché ovviamente sono loro che grazie alle pubblicità, grazie ad alcuni spot o ad apparizioni in televisione, insomma, riescono anche a mantenere uno stile di vita abbastanza elevato. È vero, c'è stata anche un po' di polemica per la prima foto di Baby V appena nata, proprio è stato penso il record di polemica di un essere vivente sulla faccia della terra, perché appena nata già subito lì, poiché hanno detto alcuni che la prima foto in realtà era anche un po' a scopo di marketing, perché Baby V indossava il baby beer, era carino, indossava il cappellino della nuova linea baby proprio di abbigliamento di Chiara Ferragni, che uscirà praticamente tra pochissimo, quindi era anche un messaggio magari per le neomamme, però ci sta, cioè la mamma crea vestiti per i bambini, cioè è normale, è normalissimo. E poi insomma non credo che Chiara abbia voluto speculare sulla nascita della bambina, penso che sia normale che avendo creato degli abitini ad hoc li abbia poi utilizzati anche per sua figlia, tutto qui. Non la vedo una persona che specula su determinati argomenti, quindi è una polemica che lascia il tempo che trova. Eh sì, infatti noi con questa polemica chiudiamo anche l'argomento, ma sicuramente lo riprenderemo anche in settimana e nelle prossime puntate, perché ci saranno assolutamente spunti quando si tornerà a casa o quando ovviamente ci sarà il primo incontro con Leo, come gestirà magari anche la gelosia da fratello maggiore che ci può stare nei primi periodi. E continuiamo a parlare ancora di famiglia, una famiglia molto unita, l'abbiamo detto anche nelle scorse puntate, che si unisce ancora di più per un progetto imprenditoriale. Parliamo dei Rodriguez, quindi Jeremias, Ceciu e Belen,
che con questo inedito trio hanno ben pensato di creare un loro marchio di abbigliamento. C'è ancora abbastanza mistero, sì. Si è scoperto il nome, qualcosa lo potete vedere anche dalle nostre grafiche, e sembra appunto che siano tornati sotto le luci della ribalta con questo nuovissimo progetto. Giustamente avevano bisogno di altri soldi, perché nuovi stimoli. Nuovi stimoli, perché mancavano. Però insomma, questa vena imprenditoriale era, diciamo, prima di tutto di Belen. Fin da, sì, subito lei aveva mostrato di avere questa volontà, la famosa linea di costumi della quale avevamo parlato, poi a cui poi si è unita la sorella e a cui adesso si è aggiunto anche il fratello. Sono comunque una famiglia che fa sempre parlare di sé. Per loro non esiste il detto, esiste semplicemente il detto: basta che si parli di noi, e nel bene e nel male. Giusto. Quindi questa linea è sempre stata seguita da tutti e tre, e devo dire la verità che insomma non ne fa poi una grande pubblicità, perché insomma si sono resi tutti e tre protagonisti poi di gossip anche abbastanza tristi in alcune situazioni. Però questa nuova linea di moda, chissà su cosa farà, insomma tenterà di fare successo, perché ci sono dei piccoli dettagli, ma non si sa ancora se sarà una linea solo maschile, solo femminile, entrambe. Ci sono ancora piccoli dettagli che devono essere resi noti. È vero, loro comunque sono icone di stile, ovviamente, sì, soprattutto le sorelle Cecilia e Belen, sotto le luci dei riflettori, ovviamente, soprattutto per i gossip amorosi e per le loro relazioni, ma soprattutto nelle ultime settimane proprio Ceciu Cecilia è stata protagonista di un qualcosa anche di diverso, perché in vari video è stata testimonial di una problematica che affligge costantemente noi donne, ossia è ingrassata. Ed è stato un piccolo dramma personale, poiché, come spesso capita, è stato l'amico cattivo che, certo, gliel'ha fatto notare su una barca, e quindi giustamente le ha detto: guarda Cecilia, però effettivamente sei ingrassata. E le ha detto: sì, sono ingrassata ben 7 kg. E quindi da lì, che su di lei si vedono, devo dire, vero, la verità. Infatti aveva quella pancetta in più, diciamo, le gambe sempre snelle, e da qui grandissima invidia, veramente, non so come facciano. Aveva un po' questa pancetta, ovviamente, che la rendeva una comune mortale. Sì. Però da lì è partita ovviamente la dieta, quindi con questa alimentazione particolarmente sana, che non era proprio graditissima, soprattutto in alcuni elementi abbastanza privi di sapore, piuttosto con questo grande esercizio fisico, proprio per volersi rimettere un po' in forma. Ci può stare, però insomma si era anche sparsa la voce di una possibile gravidanza, perché lei e il compagno avevano detto che volevano diventare presto genitori. Perché se poi un po' di crisi. Poi il matrimonio lo facciamo o non lo facciamo? Non nel periodo, neve, abbiamo capito, per i matrimoni, poiché chi si lascia, chi ha detto no. Evitiamo, perché sennò poi dopo c'è troppo da parlare e non riusciamo a parlare di tutto. Però ecco, insomma, questo, il problema di queste tipologie di ragazze è che, mostrandosi in un determinato modo, appena prendono un chiletto vengono subito additate, perché ovviamente insomma, esatto, si vede questo piccolo problemino che, soprattutto se si indossa un determinato tipo di vestito, un costume, soprattutto loro che sono quasi sempre in nude, diciamolo, insomma si nota questa pancetta in più. Però se piace a Ignazio... passiamoci sopra. È così bella che non credo che il problema sia effettivamente quel pochetto di pancetta in più. Ritorniamo, no, ai discorsi soliti. Anche perché Belen è incinta, però come vediamo, insomma, non ha messo un chiletto di più, perché sono comunque ragazze che sono sempre perennemente chiuse in palestra o che insomma hanno una cura del corpo particolare. Quindi insomma per loro questo è un grave lutto, quello di prendere un chiletto, insomma 6 kg, immaginiamo. Quindi insomma è abbastanza particolare per entrambe. Mi stupisce che non sia stata la stessa Belen poi a intervenire su questo discorso, perché solitamente insomma le sorelle si difendono molto a vicenda. È vero, diciamo che Belen incinta 6 mesi ha la stessa mia pancia di quando, sì, mangio la lasagna, cioè uguale. Anche come un caffè. Esatto. O anche l'acqua gassata, semplicemente. Anche, sì. Esattamente. E poi, ultima cosa, poi andiamo in pubblicità, ho notato che in questo periodo, forse sarà la pandemia, sarà ovviamente che bisogna sempre reinventarsi e trovare nuovi stimoli,
tantissimi personaggi noti stanno introducendo le loro linee di un qualcosa. Ad esempio, ieri ho scoperto con grande piacere che persino Michelle Hunziker ha lanciato una sua linea di prodotti biologici, e io, da eterna allergica a qualsiasi cosa, sono sempre felice quando si possa dar vita ad un qualcosa che rispetti l'ambiente, ovviamente, soprattutto creato con ingredienti naturali e tutto. È veramente un bel progetto, e magari anche con la loro esperienza, visto che sono nel campo, utilizzano prodotti da sempre, possono effettivamente creare qualcosa di bello. Il problema è che loro poi ci vogliono guadagnare sopra, quindi... Sì, è vero. Anche se Postilla effettivamente non è un consiglio commerciale assolutamente, però sono prodotti economici, perché molto spesso vediamo linee, ad esempio anche la stessa linea della Ferragni, parliamo comunque di beni uova di Pasqua che costano... Esattamente, cioè una giacca costa sui 400 euro, qui parliamo di prodotti di 9 euro, 10 euro, cioè veramente pensati per la comunità, diciamo. Sì, e devo dire che probabilmente la Hunziker si è fatta aiutare anche dal marito, perché è esperto nel settore, è un noto imprenditore, quindi insomma ci ha visto lungo anche lei nella promozione di questo prodotto. L'ultima cosa vorrei dire è che quando si parla di imprenditorialità bisognerebbe per certi versi creare dei prodotti che sono diversi da quelli che ci sono già sul mercato. Verissimo. Quindi nel caso della famiglia Rodriguez, per ritornare all'argomento principe, insomma, è un qualcosa di già visto, però sono sicura che non mancheranno i follower che acquisteranno quanto di tutto sarà possibile sul sito. Eh sì, anche perché ovviamente non basta il nome, ma la qualità, certo, ovviamente, quindi alcuni sicuramente compreranno soltanto per avere quel capo della famiglia Rodriguez, altri magari perché attirati dalla bellezza o dalla qualità dello stesso. Chissà, vedremo. Dovremo vedere le taglie però. Perché... Esattamente. Esattamente, su questo non so, non assicuro. Intanto un po' di pubblicità e ritorniamo a Gossip Mania, tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati qui a Gossip Mania, cari amici di Teleprima, ormai possiamo dire realmente amici, perché chiacchierano ed inciuciano con noi ogni pomeriggio, quindi siamo una grande famiglia. Sì, stiamo cercando di rubare il posto ad alcune, sai, quelle vecchiette fuori ai parchi che cercano di discutere di varie cose. Visto che non si può, ricreiamo un po'. Vedi, dovremmo qui cambiare anche scenografia, dobbiamo ricreare un balcone proprio. Effettivamente ci hai dato un giusto spunto. È verissimo. Noi proseguiamo con i nostri argomenti, ritorniamo con gli argomenti più futili, parliamo di storie d'amore. Cosa pensi nel momento in cui io ti dico Zaniolo, no, Nasti? Ti prego. È un argomento che un po' mi innervosisce, devo dire la verità. Perché, insomma, vogliono fare la coppia normale, ma coppia normale non sono, perché, insomma, sappiamo bene che la Nasti ha qualche limite in alcuni settori, come quello della cucina, come quello, insomma, anche dell'aspetto fisico, perché si è totalmente trasformata. Zaniolo, devo dire la verità, pensavo fosse un ragazzo normale, invece si è lasciato anche lui trasportare, poraccio. E l'hai seguito poco ultimamente, allora. Si è lasciato trasportare da questo momento social e ha iniziato, insomma, anche di avvicinarsi al mondo della Nasti, quindi devo dire che non è che li sopporto tantissimo, però insomma ci sono, ne parliamo, va bene. Sì, ma anche perché veramente sono divertentissimi, poiché parliamo, anzi siamo partiti proprio con questo format, con le due coppie, Nasti Zaniolo, Cagnaman Gian, anzi, e Diletta Leotta, e hanno preso poi anche ovviamente per età, e l'abbiamo detto anche nelle scorse puntate, direzioni praticamente opposte, perché
È vero che Gian si è subito proposto per il matrimonio, poi negato dalla stessa Diletti. Infatti, ieri mi hanno chiesto anche un po' di aggiornamenti: si sono lasciati, non si sono lasciati? Non si sono lasciati, perché poi sono emerse anche delle foto in una tenuta con dei cavalli insieme. Quindi Gian e Diletta non si sposano per il momento, ma sono felicemente insieme. A prescindere da ciò, data l'età, ovviamente, invece la coppia Zaniolo-Nasti vola a velocità della luce. Abbiamo parlato di tatuaggi. Un nuovo tatuaggio con il numero 22, ovviamente, per la Chiaretta Nazionale, che subito ha tatuato sulla sua pelle il numero di maglia del giocatore della Roma, che sta anche recuperando dal suo infortunio, quindi potrebbe tornare anche ad applicarsi, insomma, sul mondo del calcio. Subito anche lo stesso 22 sulle sue lunghissime unghie laccate. Sì. E la cover, che è la cosa secondo me più sconvolgente, la cover di entrambi, sì, con la loro foto mentre si sbaciucchiano in tenere effusioni. Io non sono un tipo romantico, cioè penso che sia capito. Però mi sembra un po' too much, come si dice in gergo, perché insomma vi conoscete da poco, ragazzi, al di là della cover che può essere anche una cosa carina, ma il tatuaggio, insomma, se finisce come... Ah, perché per loro, insomma, non ci sono tutti questi problemi, perché si tatuano e si statuano come se, poi, se come nulla fosse. Come molti dicono, comunque un pezzo della vita, sì, quindi... romanticissimi. Non so, io mi vorrei tirare la pelle nel caso. Dipende poi dal ricordo che uno ha, perché se ci sono di mezzo altre persone non si ha un ricordo positivo, quindi... Oppure quelli lì che, non so, si tatuano il nome dell'ex e poi ci fanno una croce sopra, sono fantastici. Succede anche questo, ahimè. Infatti, come dico sempre, da persona tatuata, quindi non è che sono bigotta o altro, i tatuaggi soltanto dei figli, sì, mariti, fidanzati, niente. Magari niente. Altre dimostrazioni d'affetto, però i tatuaggi assolutamente ben ponderati, ecco. Sì, anche perché insomma quando si fa un tatuaggio poi si apre una pagina anche importante per la persona che lo fa, perché guardandolo ovviamente si ricorda qualcosa. Certo. Quindi bisognerebbe stare un pochino attenti. Certo è che la loro storia va a gonfie vele, senza nulla togliere, però siamo sempre agli inizi è tutto bellissimo, è tutto romantico, è tutto rose e fiori, ci si ama alla follia, si fanno follie, però poi arriva la realtà. No, ma anche perché effettivamente hanno molto tempo a disposizione, sì, da passare insieme, un po' ovviamente per questa pandemia, un po' per la situazione di Nicolò che non sta giocando, quindi ovviamente ha più tempo. Poi quando lui comincerà a viaggiare per spostarsi con la Roma, piuttosto che essere riconvocato in nazionale o altro, magari ci sarà anche meno tempo per vedersi, fotografarsi. Questo sarà un problema, perché diciamo che poi questo distacco in una coppia può essere anche negativo, perché se si è abituati a stare H24 insieme, a fare tutto insieme, poi all'improvviso non ci si vede più, ci si sente soltanto, quindi insomma l'impatto è abbastanza negativo. Devo dire che non so però se la Nasti è un tipo geloso, perché parliamo comunque di un calciatore importante che avrà intorno a sé tante donne, lo stesso anche per lei ovviamente. Sì, però infatti secondo me entrambi lo saranno. Entrambi saranno molto gelosi, quindi... non so come andrà a finire. Chissà, appena riapriranno le discoteche, chissà come andrà a finire. Abbiamo parlato di tatuaggi, abbiamo parlato di cover, un amore che continua veramente indissolubile, H24 sempre insieme, anche le famiglie, abbiamo sì, già detto nelle scorse settimane, si sono conosciute con la Nasti, che ha provato poi, l'hai accennato prima, ad avvelenare sì, il povero Zaniolo con una preparazione culinaria veramente immangiabile. Però ci ha provato, diciamo. Ci ha provato, sì. Cerca di fare la donnina di casa, insomma. Sì, chissà se magari, insomma, è un altro modo per colpire Zaniolo nel cuore, però insomma... Il fegato, nello stomaco. In questo caso, ecco, l'ha colpita al fegato e allo stomaco, perché i risultati sono stati catastrofici. Però insomma è stato un gesto carino, perché insomma ha fatto vedere anche un altro lato della Nasti, che
comunque io non la sopporto, però è caruccia, dai, è caruccia. Sì, infatti, ultima postilla, loro poi hanno anche iniziato una guerra contro i paparazzi proprio per tutte le polemiche nate dall'inizio della loro storia. Ricordiamo anche tutte le foto fatte a questa sfilza di paparazzi che li seguivano un po' come Gian e Diletta avevano fatto qualche giorno prima, quando poi Gian e Diletta effettivamente erano seguiti da tanti paparazzi, loro da un paio, insomma, niente di che poi ho sentito stamattina in radio un'intervista del direttore di un noto tabloid proprio di gossip italiano che diceva che è un brutto periodo anche per i paparazzi, poiché devono stare in giro. Se effettivamente riescono a beccare qualche VIP con la mascherina, quindi non hanno la stessa resa e le stesse conferme ovviamente di un periodo normale, soprattutto non c'è quella mondanità e quindi anche il loro lavoro è molto compromesso, cose delle quali noi magari non pensiamo. No, infatti insomma nell'ultimo periodo stanno andando molto le interviste dirette, quindi insomma sono i direttori dei giornali o giornalisti che contattano poi i VIP in questione e cercano di avere qualche esclusiva. Il problema dove sorge è che l'intervista di per sé è preparata, quindi insomma si evitano tanti argomentucci e la vita del paparazzo purtroppo è quella che, purtroppo per fortuna, è quella che ci fornisce poi anche maggiori dettagli, anche quelli non detti, su tradimenti, confessioni, amori nati e così via. Insomma, dispiace per i paparazzi, però questo periodo finirà, quindi ritorneremo alla nostra normalità e al nostro gossip. E non vediamo l'ora, non vediamo l'ora di tutti gli avvistamenti in locali, ristoranti, tutto ciò che succederà. Ultimo argomento, argomento più serio perché si parla della vita ovviamente di una persona e delle difficoltà. Parliamo ancora una volta di Fabrizio Corona, che è ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Milano e sta veramente male. Infatti dalle testimonianze che arrivano non mangia da 12 giorni, è sotto l'effetto dei farmaci, non riesce a reggersi in piedi, non parla, non cammina, una situazione veramente complicata. È intervenuta anche la madre in numerosi programmi televisivi, che ha parlato poi della situazione del figlio Carlo, che al momento sembra stia all'estero con i genitori di Nina Moric, e lei, la mamma appunto di Fabrizio Corona, Gabriella, si ritiene molto serena da questa decisione che sia lontano da tutto questo caos mediatico, però ovviamente dispiace in particolar modo per Corona. Sì, anche perché l'abbiamo già detto anche in passato, c'è stato un accanimento nei suoi confronti e probabilmente insomma Corona si è anche stancato di lottare e ci può stare, perché dovrebbe trasportare con sé tutte le persone che sono state poi coinvolte nei diversi scandali. Devo dire che questa reazione non so però se è realmente studiata o se è un qualcosa di reale, cioè se lui sta veramente male, anche perché si era parlato, i suoi avvocati avevano riferito che era una decisione in via precauzionale quello di ricoverarlo. Il problema è che questo ricovero sta durando più del previsto, quindi probabilmente sono uscite fuori poi anche altre problematiche. Per quanto riguarda Nina Moric, lei continua a criticare senza freni l'ex compagno, però devo dire che questa scelta di mandare Carlos fuori è stato molto è stata molto importante, perché insomma ne ha vissute già tante questo ragazzo. Abbiamo saputo che anche lui ha dei problemi anche a livello relazionale, quindi diciamo che si porterà dentro questa mancanza paterna per lungo tempo. Anche con la madre ci sono stati problemi, insomma è un povero ragazzo disastrato che può contare principalmente sui nonni, che rappresentano poi dei punti di riferimento nella sua vita. Eh sì, è verissimo, anche perché non è facile ovviamente essere figlio adolescente di un personaggio così noto e sempre nell'occhio del ciclone, sempre sotto i riflettori, fortemente criticato. Poi conosciamo gli adolescenti, non sono sempre dolcissimi, quindi immaginiamo che anche la sua vita non debba essere semplicissima da gestire. No, anche perché insomma poi è stato mandato così via all'improvviso e sicuramente ha un legame molto forte con il padre, nonostante le assenze di Corona.
comuna, e quindi non sapere nulla del padre o avere delle informazioni, come si dice in gergo, a singhiozzi, è un po' anche difficile per lui. Certo è che, insomma, non sappiamo come si evolverà la situazione, perché c'è il totale riservo su tutta la pratica, e gli avvocati danno delle piccole informazioni perché anche loro non sono a conoscenza dei risvolti poi di questo ricovero. Certo è che, insomma, spero che Corona si risvegli da questo sogno, che è un incubo in realtà, e che cerchi di continuare a lottare, perché è comunque molto giovane, ha una donna fuori che lo aspetta, come abbiamo già detto, che si è un po' allontanata dagli schermi, Asia Argento, ha cercato un pochino di ritirarsi nel suo dolore, però all'inizio aveva mostrato vicinanza nei confronti del compagno. Sì, grande vicinanza di Asia Argento all'inizio, proprio nei giorni in cui è stato nuovamente arrestato e portato via dopo un video molto molto forte divulgato sui social dallo stesso Corona, ma anche tantissimi altri personaggi molto noti che hanno preso le sue difese, tra i quali anche Adriano Celentano, che gli ha scritto ben due lettere, della quale la seconda è davvero un monito a non mollare. Gli dice anche in maniera cruda ma reale: se adesso ti lascio andare muori, ma a chi fai il torto? Fondamentalmente è come se la dessi vinta a coloro che ti stanno facendo questa assurda guerra. E soprattutto poi alla fine dice: non devi mollare, anche perché io ho un'idea. E chissà quale sarà questa idea. Diciamo che l'appoggio di Adriano Celentano credo che sia uno dei più forti da tutti che si possa avere, e fa capire anche quanto in realtà la storia di Corona sia nel cuore di tutti quanti, perché vero è che è un ragazzaccio che ne ha combinate tante, però comunque è stato poi oggetto di polemiche, di accanimenti giudiziari, quindi insomma è terribile vedere un ragazzo che comunque non riesce a liberarsi totalmente da questo magone. Fatto sta che comunque lui riesce sempre a ribaltare tutte le problematiche che lo vedono coinvolto, anche e sempre a suo favore. Quindi spero che, insomma, prenda coraggio, e che chissà quale sarà questo progetto che hanno in mente. Eh sì, siamo molto curiosi e lo scopriremo sicuramente nelle prossime settimane, sperando che ovviamente Corona poi stia bene. Noi siamo in chiusura, grazie mille Alvira Vigliano. Grazie Alessia. E ci rivediamo domani pomeriggio con Gossip Mania. Alla prossima.